Venerdì 26 luglio, come tutti sapete, sono ufficialmente iniziate le Olimpiadi di Parigi 2024. Da allora quasi non si parla d'altro, ma non fatevi ingannare. Lo sport, che dovrebbe essere l'argomento principe dei giochi, passa quasi in secondo piano, sì, perché queste verranno ricordate come le Olimpiadi delle polemiche. Eh sì, perché sono proprio loro, le polemiche, le vere protagoniste dell'evento a cinque cerchi organizzato all'ombra della Torre Eiffel. La cerimonia d'apertura ha dato il via alle Olimpiadi, ma ha dato il via anche alle danze delle discussioni, iniziando proprio dalla performance di drag queen molto discussa, con chiari riferimenti all'ultima cena di Leonardo da Vinci, nonostante le smentite dei protagonisti. Un'esibizione che davvero non è passata inosservata. Non solo sono arrivati i soliti commenti dei politici di turno, ma addirittura c'è stata una reazione da parte della Santa Sede, che ha definito la performance un'offesa ai cristiani nel mondo. Insomma, davvero non male questa cerimonia d'apertura, servita come un antipastino piccante per dare il via alle Olimpiadi in salsa francese. Pensate che il giorno dopo già in tanti giornali scrivevano di Olimpiadi vergognose, di scelta blasfema, di filosofia woke che si impadroniva dei giochi, eccetera, eccetera, eccetera. E se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, quelle sulla cerimonia d'apertura non potevano che essere l'inizio delle tante polemiche che abbiamo ascoltato in queste settimane di Olimpiadi. E come è noto, noi italiani ci andiamo a nozze con la caciara, e la prima contestazione all'organizzazione parigina dei giochi è arrivata perché il nostro presidentissimo della Repubblica, Sergione Mattarella, presente alla cerimonia, non è stato adeguatamente riparato dalle intemperie e si è bagnato con la pioggia. Povero, povero Sergio. A proposito di giochi d'acqua un po' scivolosi, un'altra polemica arrivata subito nelle prime ore dei giochi olimpici è stata quella che ha riguardato la nuotatrice Benedetta Pilato. La sua colpa è quella di essersi dichiarata contenta per un quarto posto alle Olimpiadi a soli 19 anni. Proprio per questa ragione è stata ripresa e bacchettata a dovere dall'ex campionessa di scherma Elisa Di Francisca, oggi opinionista in Rai. In tanti sono scesi metaforicamente nell'arena, o meglio, si sono tuffati in vasca in difesa della giovane campionessa italiana, a cominciare dall'ex nuotatrice Federica Pellegrini, che le ha dedicato un sentito post su Instagram in cui la invita a non smettere di inseguire i suoi sogni. E intanto vecchi nomi dello sport italiano tornano d'attualità a discapito dei nuovi sportivi di oggi. E infatti, travolti dalle scaramucce d'asilo nido, ci siamo quasi fatti scappare i primi successi azzurri nel nuoto, come gli ori di Martinenghi e Ceccon. Ma in effetti, quando c'è da fare un po' di casino, a noi che ce ne frega dei trionfi sportivi? Eh già, perché a proposito di nuoto, una delle polemiche di maggior successo sin dall'inizio di queste Olimpiadi è stata quella relativa allo stato di balneabilità della Senna. I giornali italiani, in particolar modo quelli di destra, hanno davvero deciso di sguazzarci nelle acque torbide del fiume parigino. Vi faccio vedere un paio di titoli, ricordandovi anche che noi ogni giorno in live su Twitch commentiamo i giornali e le notizie, e trovate il link nella descrizione. Ecco, questo è Libero che qualche giorno fa scriveva nella Senna fino al collo, criticando l'organizzazione delle Olimpiadi francesi. C'è chi va oltre, come il giornale di Maurizio Belpietro, La Verità, che titola addirittura «Le macroniadi finiscono nella cacca». Buon appetito!
Certo, a onor del vero va detto che non solo i giornalisti hanno puntato il dito contro l'organizzazione dei giochi, gli stessi sportivi partecipanti hanno lamentato delle carenze gestionali nel villaggio olimpico e non solo per quel che riguarda le acque della Senna. Da dove iniziare c'è l'imbarazzo della scelta. Restando nel nuoto, hanno fatto discutere le parole del plurimedagliato olimpico Gregorio Paltrinieri, che ha dichiarato: ho partecipato a 4 Olimpiadi e questo è il peggior villaggio che abbia visto. Thomas Ceccon, altro astro nascente del nuoto azzurro, è stato invece fotografato mentre dormiva in un parco lontano dal villaggio olimpico, proprio perché i letti non erano abbastanza comodi a detta sua e mancava l'aria condizionata. Immagini che hanno fatto il giro del mondo, così come le parole di un altro nuotatore, il britannico Petey, che ha lamentato di aver trovato addirittura dei vermi nelle pietanze servite nella mensa del villaggio olimpico. E in effetti sono diverse le delegazioni che hanno deciso di abbandonare il villaggio a causa di una gestione non all'altezza. Tra queste figura la nazionale greca di pallacanestro capitanata dalla superstar NBA Giannis Antetokounmpo. Vi è poi chi, come la nuotatrice paraguayana Luana Alonso, è stata allontanata dal villaggio olimpico dalla sua stessa federazione, che l'ha accusata di creare un clima inappropriato all'interno del team. Ma passiamo ora a parlare della polemica delle polemiche di questi giochi olimpici del 2024. Sto parlando chiaramente del caso della pugile algerina Imane Khelif, prima dichiarata uomo, poi trans, poi intersex, poi di nuovo donna e a ricominciare. Ecco, su di questo ci vorrebbe un video a parte. Ne hanno parlato davvero tutti, a cominciare dalla Premier Meloni. Perché è un fatto che con i livelli di testosterone presenti nel sangue dell'atleta algerina, la gara in partenza non è una gara, è una gara che non, diciamo, non sembra equa. Per poi passare a Elon Musk, J.K. Rowling, l'autrice di Harry Potter, e ancora Donald Trump, e via e via e via e via andare. Certo, anch'io potrei dire la mia a questo punto, ma se ne è parlato talmente tanto che sinceramente mi sono rotto il c***o. Sì, ma tranquillo, tranquillo, non è finita qui con le polemiche, ce ne sono. Bisognerebbe partire dall'inizio. La prima gatta da pelare è arrivata subito con la gara che ha aperto il programma olimpico, il match calcistico tra Marocco e Argentina Under 23. Al centro delle polemiche qui è finito uno scandaloso arbitraggio che è stato contestato tramite un ricorso anche dalla Federazione Albiceleste. A proposito di arbitri, noi italiani non ci siamo fatti mancare nulla. Abbiamo contestato le direzioni di gara nella scherma, nella box, nel judo, nella pallanuoto. Ironia della sorte per un paese che ha dato i natali a Luciano Moggi. E infine non possiamo non citare il clamoroso caso che ha coinvolto un 28enne atleta australiano di hockey Prato, in arresto per aver acquistato della cocaina per le vie di Parigi, o ancora il pericolosissimo tuffo di Maya Biginelli dalla pedana di 10 metri. C'è chi poi, come un atleta francese di salto con l'asta, è stato squalificato dalla competizione per aver colpito la sbarra a causa delle dimensioni del suo pene. Sì, avete capito bene. Restando sul sesso, il commentatore di Eurosport Bob Ballard è stato allontanato dalla sua emittente per via di alcuni commenti sessisti nei confronti di nuotatrici australiane. Ma ragazzi, ma ce n'è davvero per tutti i gusti. Da tante sono, io non riesco nemmeno a restare dietro a tutte le polemiche. Tra l'altro faccio notare che nel momento in cui sto registrando questo video, le Olimpiadi non sono ancora finite, quindi io non so cosa può capitare più di così. Manca solo che Snoop Dogg vada a fumarsi il braciere olimpico, o che so che a un maratoneta caschino i pantaloncini restando ignudo in mondo visione, e poi le abbiamo viste davvero tutte, eh? Vabbè, guarda, speriamo che non capiti più nulla, che altrimenti poi devo rimettermi a fare questo video.
A proposito, se mi sono dimenticato qualche casotto olimpico, segnalamelo nei commenti. E ancora, ti sei iscritto al canale? No? Dai, vai, fallo adesso, fallo subito. Hai lasciato un mi piace? No? Fallo ora, che è gratis, fallo subito. Tra l'altro si è fatta anche una certa e tra poco riniziano le gare, quindi devo andare. Noi ci rivediamo tutti i giorni in live su Twitch e qui su YouTube al prossimo video. Gugu good, Gugu good e Gugu good.